Ora possiamo esprimere questa inversa proporzionalità pure in quest'altro modo, attraverso il prodotto, cioè il prodotto della distanza per il peso, in questo caso è 6 gancetti per un peso, quindi 6 per 1, 6, deve essere uguale sia a destra che a sinistra. Infatti a destra abbiamo il prodotto di 2 gancetti, 2 per 3 pesi, 2 per 3, 6, quindi 6 a sinistra, 6 a destra.